Oggi abbiamo non una ma ben due auto che ho avuto modo di provare praticamente in contemporanea e quindi mi sono detta, sai che c'è? Ma le confrontiamo subito! Ovviamente tutto questo dopo la sigla! Devo ammettere che ho ricevuto un sacco di vostri messaggi che mi chiedevano: Fiona, ma quale prendo? I D3 o i D4? Quali sono le differenze? Meglio la pizza a quattro formaggi o salsiccia friarelli? Ah no, quella non c'entra. Comunque, dai, avete capito. Oggi siamo qui per capire cosa offre i D3 e che cosa offre anche i D4. E ve lo spiego subito. Partiamo dall'estetica. Da fuori si vede che le due vetture sono parenti. Condividono infatti lo stesso linguaggio stilistico, fatto di frontale carenato e molto corto, posteriore con lunotto in nero e fari orizzontali per aumentare la sensazione di larghezza e un abitacolo davvero ampio. Guardate di lato, sia i D3, che è questa, che i D4, sono tutti abitacolo per il massimo della praticità e dello spazio per tutti i passeggeri. Il D3 è però un po' più particolare, questa parte nera vicino al parabrezza fa sembrare il cofano ancora più corto di quello che in realtà è. E poi ci sono questi fari grandi uniti da una striscia LED qui nel centro che la rendono ancora più giovanile e simpatica. Il D4 è molto più alta e massiccia, è un vero e proprio SUV. Il frontale, come vedete, è molto più lungo, anche se qui non c'è un vano di carico come su altre elettriche. Per riassumere, i D3 è più giovanile e divertente, mentre i D4 è più matura e cresciuta. Considerate però anche le dimensioni, pur essendo parenti molto strette, i D3 è oltre 30 cm più piccola di i D4. L'altezza complessiva invece non è tanto diversa, mentre la luce da terra di i D4 è davvero interessante, ben 21 cm da terra, per affrontare strade bianche, marroni, blu, di tutti i colori. Entrambe hanno di serie i fari LED anteriori ma anche posteriori e di serie sono come quelli di questa ID4, classici fari a LED potenti e discreti. Se invece volete qualcosa di un po' più esteticamente accattivante potete avere su entrambe i fari a occhietto, come mi piace chiamarli. Avrete questo bulbo luminoso al centro del faro che fa una danza e vi saluta quando aprite l'auto, troppo carino! Dentro le due elettriche condividono tonnellate di spazio per tutti i passeggeri. Sia sui D3 che sui D4 i passeggeri posteriori stanno comodissimi e il bagagliaio posteriore è ampio per la categoria, con 385 litri sui D3 e ben 543 sui D4. Gli interni comunque sono molto simili come impostazione generale. Abbiamo un design diverso dalle solite Volkswagen. Rimane austero ed elegante, ma c'è un gran minimalismo, tanti colori chiari e tanta luce, soprattutto con il tetto panoramico presente su questo esemplare di D3. L'infotainment è lo stesso, ma sui D3 misura 10 pollici, mentre sui D4 arriva a 12 pollici. Ha una grafica colorata, divertente e moderna, ma è un po' complesso e i comandi touch per il clima non sono retroilluminati su nessuna delle due. Buona fortuna a trovarli di notte. Del resto nessun comando qui è fisico. Tutti i tasti sono soft touch, anche quelli sul volante, e danno un feedback aptico quando li si tocca, come uno smartphone. Molto scenografico, ma forse un po' scomodo nella vita di tutti i giorni. Ci sono poi delle differenze all'interno delle due ID che stiamo provando. Il D3 ha colori più vivaci e un'impostazione forse più giovanile. Il D4 invece ha più spazio, come per esempio il tunnel centrale, che lascia parecchia aria tra i sedili anteriori, ma ha colori più maturi, più da auto di famiglia. Un altro aspetto dove si somigliano è nel peso, per nulla piuma per tutte e due. Il D3 pesa infatti circa 1800 kg, mentre il D4 si avvicina a 2.1 tonnellate, merito delle batterie, davvero capienti. Dal punto di vista meccanico infatti il D3 e il D4 sono identiche, offrono entrambe due tagli di batteria, 58 oppure 77 kWh. Ci sono poi due livelli di potenza, 170 e 204 cavalli. Noi oggi abbiamo il D3 ma anche il D4 in versione top, quella da 77 kWh e 204 cavalli. L'autonomia dichiarata cambia però a causa del peso e dell'aerodinamica peggiore di ID4. La SUV tedesca arriva fino a 520 km in ciclo WLTP, mentre la più piccola, sgusciante ID3 arriva a 541. A livello di ricarica invece torniamo ad essere uguali per entrambi, 125 kW di potenza in corrente continua che possono accogliere entrambe. Beh, buona fortuna però se volete trovarle, perché in Italia sono proprio pochine, sarà più facile trovare
trovare una colonnina di questo genere, ovvero quelle con il cavo di tipo 2, che nel nostro caso la macchina accetta fino a un massimo di 11 kW. Andiamo alla guida. In comune hanno spinta e prestazioni. Questo significa che possono coprire uno 0-100 in 8,5 secondi. Prestazioni buone, quindi, ma nulla a che vedere con quelle brucianti di Tesla. Anche perché la filosofia è totalmente differente. Ma questo perché entrambe le vetture sono state tarate per offrire un'esperienza di guida decisamente classica. Non ci sono strappi brucianti o riprese da farti buttare la bibita in faccia. Anzi, è tutto molto rilassato. Ve la butto lì, guidare una Volkswagen ID non è proprio diversissimo da guidare una Golf, per esempio. La frenata rigenerativa c'è, soprattutto con il cambio in posizione B, ma non permette la guida one pedal e la curva di coppia del motore è fluida e regolare, quasi come quella di un motore termico. Non sarà l'auto adatta a chi già usa e ama le auto elettriche, ma per chi fa il salto per la prima volta è rassicurante, fa sentire a casa. In comune hanno anche un'agilità da primato, il motore è infatti posteriore. Questo non significa che i D3 e i D4 siano delle drift queens, ma che hanno un'agilità in città incredibile. I D3 riesce a fare inversioni in meno di 10 metri e i D4 in poco più. Questo le rende incredibilmente agili in città e molto divertenti tra le curve. Il D4 è sempre stabile e piantata perché ha il baricentro basso, ma soprattutto perché ha le batterie che sono posizionate sotto il pianale. E quindi più morbida, più progressiva, più da famiglia. Il D3 invece è più agile tra le curve, divertente da guidare, ma forse anche un po' più rumorosa alle alte velocità. Arriviamo alla solita nota dolente, sto parlando dei prezzi. Entrambe partono da 34.800 euro per la versione da 58 kWh e 170 cavalli, mentre in versione 77 kWh e 204 cavalli c'è una forbice di circa 10.000 euro a parità di allestimento. 49.300 contro 57.150 euro. Con gli incentivi statali si può scendere di 10.000 euro con rottamazione, abbassando ancora di più il prezzo. Queste due auto sono quindi molto simili sulla carta, ma hanno anime decisamente differenti. Il D3 è un'auto più giovanile, più adatta a un millennial, tipo la sottoscritta, oppure chi ama guidare o ad una famiglia giovane. Chi invece vuole comfort, spazio e vuole anche viaggiare con famiglia e animali al seguito, può trovare in questa ID4 l'elettrica che fa al caso suo. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Io vi bacio, vi abbraccio, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!